pubblicitario con finalità promozionale. Il commissario. Falo. Il commissario. Il commissario è riguardoso contro chi fu, è e sarà, non credo, sarà più irrispettoso. Molta gente si crede le fantasie, le proietta addosso al prossimo e tutto deve combaciare alla perfezione. Non deve inclinarsi, diciamo così, questo disegno. Non deve sfasare. La gente vuole essere rassicurata, vuole garantirsi che, diciamo così, ecco, le garanzie dei loro deliri che costruirono attorno al prossimo corrispondono esattamente, sempre eternamente, per l'appunto, al ritratto o al ratto che pensarono fosse l'altro, il ritratto che dipinsero. Appena si spostano un po' i colori o l'inquadratura non coincide più a quella secondo cui t'avevano inquadrato, rimangono scioccati e insistono in maniera veemente. E allora insisterà il falò in maniera punitrice, veramente, con la vendetta più cattiva, più fredda e lapidaria, sacrosanta, servita severamente contro i poveri dementi. Ma cos'è impazzito il commissario? No, non è neanche rinsavito, è sempre stato questo. Alla gente piaceva scherzare. O si trattò di un omicidio. Non confondiamo gli scherzi, anzi, con l'induzione al suicidio. Volevano vedere il commissario sgretolato, martoriato, scorticato, forse ferito, slabbrato, sventrato, svigorito, invece si è rivigorito. E naturalmente chi non conosce le macabre e assai funeste vicende potrebbe pensare che il commissario, sì, è pazzo ed è paranoico. La verità è molto più agghiacciante. Una verità obliata, nascosta, ripudiata, rinnegata, addirittura rigirata da parte di chi pensa di essere furbo e di ingannare senza essere tormentato, prima o poi acchiappato. Ma non c'è fretta, deve soffrire. Deve essere tormentato. Pian piano sarà liquefatto, sempre più smerdato e rimarrà impaurito, ha già paura. Oh, lui naturalmente negherà questo. Sì, sta tremando, ma non lo ammette, neppure lo ammetterà. Sì, visto che occhi vitrei, malinconici, da manicomio, che personaggio triste, tristissimo, cimiteriale manicomiale. Oh, è troppo tardi per scusarsi, è troppo tardi. Oh, sì, quindi. Oh, confessano e non devono tardarsi in questo, oppure chissà. Che succederà? Cosa accadrà? Quando? Ciò avverrà? Sì. Oh, è aberrante tutto questo? Non credo. Dovete credermi. E in questo tipo di società ti danno del miscredente? Se non appartiene ai credenti in Cristo? Oddio, oh, davvero? Perché queste persone credettero, credono, crederanno a qualcosa? Persone che sono l'emblema, la simbolizzazione, l'incarnazione della falsità. Dicono di credere a qualcosa che forse
Sarà su, sì, all'aldilà, al Padre Eterno, ma non si posano molti dubbi. Gente poco scrupolosa a voler compiere brutalità mostruose. Il commissario sa la verità, la sanno anche i nemici. Ed è questo che fa più paura, quando scende la notte e riparte la dura cupa avventura. La folla è invisibilio, la forfora è stata eliminata, i capelli sono stati sciampati. Riesco a trasmettervi la mia essenza. Io sono la quintessenza del profumo. Uomini, voi, come direbbero a Bulagna, nasaste male, mal tuttora annusate. E come avete osato? Sono un tipo osé. Oserei dire profumato. Sono un tipo che va a Roma, aromatico, romantico. Sono un pagliaccio, un povero disgraziato, un uomo oggi rinomato, altolocato e ancora nuovamente rovinato. Un uomo che può anche imitare il grande Luciano Pavarotti. Vincerò, io vincerò. Io vincerò! Abbiamo svegliato tutto il vicinato e adesso il commissario sarà anche picchiato. Picchiatelli, visto che fascino, che caviglie. Io soffrirei di disabilità motorie, sono un uomo dalle feline movenze. Cammino con passo felpato e presto, perché fuori non piove ma fa ancora un po' freschino, indosserò un felpino. Sono sempre il numero uno tra i volpini. Il commissario può apparire a prima vista un cretino, forse lo è, ma anche voi non scherzate. Occhio languido, l'occhio dell'uomo che non deve chiedere mai di essere col ventre piatto, col fisico asciutto, di essere asciugato, di essere attaccato, calunniato. Da chi dovrebbe asciugare i suoi capelli col phon? No. Le sue stronzate. Altrimenti tireremo lo sciacquone e spediremo nell'acquedotto tutti questi personaggi quanto prima. Devono essere, quanto sono stronzoni, smerdate e mandate a cagare. Oh, profumo di mer, la mer, profumo di mare, profumo di sale che hai sulle pa sulla pelle. Che è sulle labbra, mi sono ferito. Oddio, che uomo slabbrato, deturpato, che uomo turbe, oserei dire, oserei dire, stempiato col fascino dell'uomo che sa il fano suo. Quindi, prima di uscire, ultima freddura micidiale. Adesso fa freddo, ma così uscirò. Sotto c'è la canottiera, la maglietta della salute. Beh, salute. Avete presente quello lì, no? Enzo Iannacci. Io sono quello col vino, lui è quello senza il motorino. Quando ascoltai questa canzone ero piccolo come adesso. Sì.
Io sono rimasto picco. Pensai, non avevo dubbi che fosse lui quello col vino. Perché cantava un po' così. Io sono quello col vino! Il cuore senza il motorino! Ubriaco forte. Lo so, la gente non capisce più niente. Li ho storditi, spiazzate. Molta gente nasce purtroppo disgraziata nel cervello. Molti uomini non posseggono neanche un grattacielo. Questo va detto. Hanno delle vite piccole. Ci sono gli uomini alti che come gli uccelli in volo si alzano sempre di più. Eh sì, io infatti potevo, posso, potrei avere tutto dalla vita, ma che vita si prospetta in mezzo ai baccalà? La gente che non capisce. La gente, più passa il tempo, non cresce, regredisce. Capisce? Che pettinatura. La luce crea l'effetto straordinario. Tragedia incarnata nel mio viso, in questi occhi tristi, melanconici. Oh my God. Oh, ma eccoci qua, ci mancava questo posto. Non so, posso apparire antipatico, anzi lo sono sicuramente. Ci sono gli haters, stanno lì, non vedono l'ora di colpirmi e di volermi vedere stordito, fulminato. Mi piace questo completino. Io non ho nulla da dimostrare alla loro realtà che circoscrive il mondo alla stessa piccolezza di cui vivono e frequento i soliti posti, mi sposto di comune in comune, ma comunemente. Spesso, soventemente, sovente, frequentemente sono gli stessi ambienti. Non voglio cambiare e non mi piace più scherzare, quindi sono molto serio. Continuerò a scrivere, a poetizzare, a romanzare, a vivere come cazzo mi pare, soprattutto. E se a qualcuno do fastidio, continuasse a infastidirmi, io continuerò non a inacidirmi, neanche a involgarirmi come questo losco personaggio. Persevererò a inveire, no, a essere così e nessuno può farmi cambiare idea e soprattutto strada. Andassero a istradare i maestrini qualchedun altro o loro stessi perché sono dei cretini. Ah! E voglio realizzare così in presa diretta o presa per il culo queste filastrocche. No, voglio realizzare questi video recitando queste filastrocche. E se mi va? Sgranocchio delle patate e mi rompo le nocche o le scrocchio bim bum bam, siete proprio dei baccalà. Fabbriche grossissime che stanno provando su di lui, lo paga la questione, basta che stai qua a farlo, gli ha pagato l'esclusiva, quindi non può esportare cos'è. Praticati puri in questa società impura, si smarrita la purezza.
Viva la bellezza, la destrezza, la velocità, la scaltrezza. In un mondo pieno di monnezze, abbasso il monnezza, basta con Thomas Milian. Viva forse il Milan, l'Inter. Uomini, il commissario, indaga, scruta. Vi date allo scrutinio, siete degli scrutatori? Il commissario è un fine investigatore. E anche un grande guidatore. Narratore, scrittore, attore, recensore, chi più ne ha più ne metta. Che volete di più? La vita è bella. Life is beautiful. For me.